Cosa faremo quando la nostra ultima speranza svanirà? Beh, sta a te scoprirlo. Questa speranza si è avventurata in mare prima di te per trovare il modo di sgominare le bestie che ci perseguitano da generazioni. Pensavamo di aver trovato una soluzione, o così credevamo. Poi il drago solcò i cieli come una fenice, in fiamme di agonia. Ma il nostro eroe non fece ritorno. Rimasero solo la tempesta, le bestie e la paura che qualcosa fosse cambiato per sempre. Non sarà un viaggio semplice. La tempesta avvolge la torre del drago come un mantello. Il drago sarà pur morto, ma temo che si sia risvegliato qualcosa tra le sue ceneri. Dovrai lottare per farti strada. Raggiungi la torre e scopri che fine abbia fatto il nostro guerriero. Devi affrontare ciò che vi si annida. Quando la nostra ultima speranza svanirà, un'altra prenderà il suo posto, finché avremo respiro in corpo. Thank you.
Resisti, andrà tutto bene. Muoviti, Albert! Siamo compagnia! Via! Via! Sei sveglio? Ehi là! Ehi, facci piano. Sei ferito gravemente. Non avrei mica intenzione di rimetterti a sanguinare. Sono Wallace. Volevo vederti. Ho chiesto al comandante, se potevo. Oh, il comandante Ford. È lei il capo. Oh, il comandante Ford e il signor Riegler ti hanno trovato fuori. E ti hanno portato qui. Ma hanno detto che... che Mark non sarebbe tornato. Beh, lui è... era... lasciamo perdere. Il comandante ha detto di andare da lei non appena ti fossi svegliato. Si trova nella stanza in fondo al corridoio. Troverà una sistemazione anche a te. Qui ce l'abbiamo tutti. Ci si vede? Ma pensa un po' chi si è risvegliato. Hai opposto una certa resistenza fuori dai nostri cancelli. Sono il comandante Ford. E questa è la mia base. E tu, amico, sei un ospite inatteso. È mio dovere sapere che tipo di persone lascio entrare nel World 13. Sono settimane che non vediamo anima viva su quella spiaggia. Mi devi dire il vero motivo per cui ti trovavi là fuori. O ti lasceremo in pasto ai Root. È da molto tempo che qualcuno non si reca in quella torre. Ma non hai alcuna possibilità di raggiungerla con questa tempesta. La verità è che il World è stato isolato. Abbiamo dovuto bloccare i cancelli dopo averti trascinato all'interno. I Root sono dappertutto. Ma ora che sei qui, mi è venuta un'idea. Senti un attimo, vuoi andartene? Dovrai prima fare qualcosa per noi. Per prima cosa ci serve corrente. La tempesta ha messo fuori uso il nostro reattore. Se abbiamo abbastanza corrente, possiamo attivare un'altra via d'uscita. Il reattore è nel seminterrato. C'è una scala. Porta lì. Rimettilo in funzione e poi torna qui. Da queste parti nulla è facile. Guardati le spalle. Abbiamo già perso un uomo laggiù qualche giorno fa. Sospetto che i Root abbiano trovato un punto d'accesso. Vai da Riggs per la tua spada. Non credo che i tuoi pugni serviranno a molto contro i Root. Fai questo per noi e io farò in modo che tu possa uscire da qui. Ehi, è bello vederti di nuovo in piedi. Benvenuto al World 13. Ho fatto tutto ciò che potevo per rimetterti in sesto, ma mi sembri un tipo tosto. Il mio nome è Riegler, ma mi chiamano tutti Riggs. Beh, la tua... spada si è ridotta parecchio male nel combattimento.
Purtroppo non c'era molto che potessi fare. La lama era spezzata quando ti abbiamo trovato. Non è altro che scarti ora. Mi sembra che Ace avesse detto di aver trovato alcune armi in città. Forse lei saprà aiutarti. Beh, da ciò che so, Ace stava scendendo per controllare lo stato del reattore. Buona fortuna laggiù. Non ho nulla per te. Dove sei? Ti giuro, se provi a spaventarmi io... Cosa? E tu da dove diavolo arrivi? Mi hai fatto prendere un colpo. Non c'è mai nessuno che si aggira da queste parti. Non sei di queste parti, vero? Io sono Ace, Ace Cotterill. E tu? Ah sì? Beh, l'hai trovato. Far partire quel relitto però non sarà facile. Quindi... hai mai fatto partire un reattore? Quindi hai pensato di scendere qua giù e improvvisare? Buon per te. Si tratta solo di premere un pulsante sul terminale sopra di noi. L'avrei fatto io, ma senza sapere che cosa potrebbe avvicinarsi a curiosare. Se siamo in due, forse abbiamo una possibilità. Ok, allora ho un'idea. Tu vai su e fai partire il reattore, mentre io ti aiuto a uccidere tutto ciò che si avvicina. Ti serve un'arma, vero? Vediamo cosa ti posso trovare. Così dovremmo avere qualche possibilità in più. Vai là e avvia il reattore. Vai là e avvia il reattore.
abbiamo ancora finito. Ce l'ho fatta! E ho salvato anche il tuo culo! Ehi, va tutto bene! Siamo vivi ed è tornata la corrente. Direi che è una vittoria. Faresti meglio a fare rapporto a Ford. Passa al mio negozio ogni tanto, ok? Cercherò di farti lo sconto. Mi serve una mano. Che bello avere un po' di luce da queste parti. Ti stai mettendo a rischio per della gente che non conosci, straniero. Ah, sì. Stai cercando di arrivare su quell'isoletta, vero? Le voci girano rapide qui, visto che non c'è più molto da dirsi. Ascolta, amico. So che non mi conosci nemmeno. Però voglio aiutarti. C'è qualcosa in te che mi parla di destino. Salverai il mondo, vero? Oh, non preoccuparti. Il destino ti troverà, prima o poi. Ecco, prendi questo. Nel mondo là fuori non sono in tanti quelli che riescono a mantenere il proprio animo. Un vecchio amico mi ha detto che questo gingillo tiene a distanza persino la morte. Almeno per un po' di tempo. Parla con me ogni volta che vuoi comprare altri tesori per i tuoi viaggi. Ace ha uno spazio suo laggiù. Tra me e lei abbiamo ogni tipo di oggetti preziosi. Comunque, quella pietra lì è gratis. Prenditene cura. Un'ultima cosa. Ellen, cioè il comandante Ford, lei sa molto di più sull'isola di quanto lasci intendere. Chiedile del fondatore del World 13. Ti metterà sulla strada giusta. Hai scelto il momento peggiore per visitare il World, amico.
Sono felice che tu abbia fatto ripartire il reattore. E vedo che Reggie ti ha consegnato il cuore di Drago. Non si sarebbe mai separato da un manufatto tanto potente senza una buona ragione. Quindi immagino ti abbia detto che io ti avrei potuto aiutare. E va bene. Reggie sarà pure un vecchio pazzo, ma è difficile che si sbagli. Ti sei dimostrato affidabile, straniero. Ho intenzione di aiutarti a metterti in cammino. Ma dubito resisterai a lungo là fuori senza alcun aiuto. Vai al piano di sotto da Riggs e McCabe. Ti forniranno dell'equipaggiamento migliore. Poi torna da me. Ehi, amico. Grazie per aver ripristinato la corrente. Ford ha detto che dovremmo aiutarti con tutto ciò che serve per la città, come ringraziamento per averci assistito. Ah, forse possiamo sfruttare la tua vecchia lama. Fammi vedere. C'è problema, ma con comodo. Che c'è? Se Ford mi fa sprecare tempo con ogni sperduto che si presenta, ci sarà da parlare. Sono McCabe, l'ingegnere, e tu sei una spina nel fianco. Non sono una spacciatrice di scarti, d'accordo? Io non miglioro la spazzatura. È l'apocalisse, e posso essere scorbutica quanto mi pare e piace. Vediamo un po' con cosa abbiamo a che fare. È tutto ciò che puoi avere per ora. Portami più componenti e te ne farò altri, dietro compenso. Ora vattene, ne ho abbastanza delle tue chiacchiere. Sì, sì.
amico. Pronto per quel miglioramento? Bene, ehi, dai, così va meglio. Ah, prendi questo. Non è molto resistente, ma protegge meglio di quello che hai già. Ah, ecco qui, un po' più robusto. Là fuori può tornare utile anche un piccolo vantaggio. È vero, non abbiamo molto, ma ci hai aiutato. E noi faremo lo stesso con te. Se ti servissero dei miglioramenti per le armi in futuro, vieni a trovarmi. Scommetto che per Ford ora hai ciò che ti serve per partire. Speriamo solo che non ci sia un esercito ramaglia ad attenderti là fuori. Mi fa piacere che tu abbia più equipaggiamento. Riggs e McCabe sono bravi. Spero sia sufficiente per metterti sulla tua strada. Non possiamo uscire dai cancelli in questo momento. Il fondatore, mio nonno, mi diede questa chiave anni fa. Disse di usarla solo se non avessimo avuto altra scelta. Beh, non abbiamo più alcuna scelta. Visto che hai rischiato il collo per noi, mi sembra giusto che sia tu ad avere l'onore. Prendila. C'è un terminale al piano di sotto, nella stanza principale. Usa lì la chiave. Con un po' di fortuna potremo farlo ripartire. Ah, non ringraziarmi, non ancora. Meno male che non siamo più al buio.
Questa tempesta è un cattivo presagio, un segno di ciò che verrà. Grazie per aver ripristinato la corrente, straniero. Ci hai aiutato più di quanto tu possa immaginare. Ehi, ho sentito dire che hai aiutato Ace a ripristinare la luce. Grazie. Hai scelto il momento peggiore per visitare il Ward, amico.
Mi fa piacere vedere un nuovo volto. Davvero incredibile, vero? Avevo letto qualcosa, ma non l'avevo mai vista in funzione. Questo occhio rosso potrebbe essere la nostra unica porta che dà sul mondo esterno. Vuoi andartene? Ecco la tua opportunità. Mio nonno è stato comandante prima di me. Lo chiamavano il fondatore del World 13. Ha condotto tutti al World 13 dopo il primo attacco dei Root. Era deciso a scoprire da dove provenissero i Root. Ha trascorso molto tempo là fuori a indagare. Poi un giorno... non ha più fatto ritorno. Non ho mai saputo che cosa gli fosse successo. Conosceva il mondo esterno meglio di chiunque altro qui. È più facile pensare che sia morto. C'è un locale appena fuori dal World. Lì si trovano tutti i suoi appunti,
e gli indizi su dove si fosse diretto. Se vuoi raggiungere l'atollo, lui potrebbe essere l'ultimo che sapeva come arrivarci. Ascolta, so che per te tutto questo è stato duro. Lo è stato per tutti. Ma tu ci hai aiutato e te ne sono grata. Sarai sempre il benvenuto. Buona fortuna. Serve qualcosa? Cosa ti serve? A presto. Non sono in vena di chiacchiere. Che c'è? D'accordo. Bene, ora vai. Non sono in vena di chiacchiere. Ehi, amico, non ci siamo presentati bene prima. Il mio nome è Reginald Malone. Se stai cercando una soluzione ai tuoi problemi, beh, eccomi qui. Oppure, se vuoi solo uno scambio di informazioni, mi va bene anche quello. Scommetto che anche tu ne hai. Mi fai morire da ridere. Bella questa, amico. Davvero bella. Ehi, che bello vedere ancora un volto nuovo. Non è facile restare calmi con tutti questi mostri nei paraggi. Fai una buona azione quando puoi e vedrai che il mondo ti sembrerà più bello.
Ma sei l'eroe del Ward. Sempre a testa alta. Ehi, amico. È un piacere rivederti.
stata tosta. È finita.
ci entra. Finita.